inauguriamo oggi qui a Palazzo delle Poste. Inizia le celebrazioni per i 130 anni dall'edificazione del nostro palazzo a cura dell'architetto Friedrich Setz. Il titolo della mostra è Il Palazzo delle Poste e Telegrafi di Trieste tra architettura, arte e filatelia. Ricordiamo che la mostra è in collaborazione con il servizio pianificazione del territorio e con gli archivi comunali. Michele Babuder, assessore del comune di Trieste alle politiche del territorio, ed è con grande piacere che oggi, unitamente a Poste Italiane, inauguriamo questa mostra, la celebrazione dei 130 anni del palazzo della Piazza Vittorio Veneto, un gioiello di architettura che anche attraverso quelli che sono i contenuti e i documenti presenti presso l'archivio tecnico del Comune di Trieste, abbiamo tentato e abbiamo il piacere di valorizzare e quindi di promuovere nella divulgazione. Il geometra Delio Paladini, geometra del Comune di Trieste, dell'archivio disegni, curatore della parte della mostra relativa alla storia postale, la storia postale di Trieste, come verrà proprio descritta, dai primi documenti che abbiamo, 1644, fino al 1918. Gianfranco Pagliaga, dell'Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, sezione settore pianificazione territoriale. Io sono il curatore della parte dedicata all'architettura, che quindi percorrerà in una ventina di pannelli tutto il percorso di costruzione dell'edificio, partendo però molto più addietro, quindi cominciamo già dal 600 con i primi edifici postali, arriviamo fino al 28 ottobre 1894, quando verrà inaugurato l'attuale edificio delle Poste e Telegrafi.